benvenuti alla nuova puntata di Soundtrack City. Con me è Massimo Privitera. Ciao Massimo. Ciao Marco, ciao a tutti. Allora, oggi presentiamo un compositore che peraltro corregionale di Massimo, e stiamo parlando di Maurizio Filardo. Sono molto felice perché Maurizio è una persona gradevolissima, simpaticissima, piena di aneddoti. Facci un po' un breve profilo, Massimo. Allora, Maurizio Filardo è un trapanese di Castelvetrano, classe 1967, noto per essere stato uno dei, ed è tuttora, principale direttore d'orchestra del Festival di Sanremo. Ha prestato la sua grande direzione, grande capacità musicale, perché è veramente una persona eclettica, simpaticissima, generosa. Questa sua attività multicolore nell'ambito musicale l'ha portato a fare il direttore d'orchestra, come dicevamo, e il chitarrista per Daniele Silvestri, Max Gazzè, Nicolò Fabi, Subsonica, Cammarieri, Tiro Mancini, Nada e tantissimi altri. Poi si è approcciato alla musica per immagini con registi del calibro di Paolo Genovese, Luca Miniero, Alessandro Bruno e Alessandro Gassman. Nel suo curriculum possiamo dire che ci sono film tra cui Tutta colpa di Freud, Perfetti sconosciuti, Mai stata sulla luna, Confusi e felici, Non ci resta che il crimine. Veramente una carriera cinemusicale variegata. E ora sta curando la serie che uscirà nel 2020 di Tutta colpa di Freud, versione televisiva del film omonimo. Versione televisiva e, diciamo così, milanese, perché il film sì, è invece ambientato a Roma. Allora andiamoci a sentire l'intervista con Maurizio Filardo. Grazie Max. Grazie a voi sempre. Ciao Marco. Eccoci qui, nuova puntata di Soundtrack City, e come vedete qui davanti a me al mio fianco c'è il grande Maurizio Filardo. Ciao Maurizio. Ciao Marco, buongiorno, grazie per il grande, ma immagino ti riferissi all'età. Senti Maurizio, allora già abbiamo tracciato un po' il tuo profilo, dopo ne parleremo in maniera più esaustiva durante il programma, ma io adesso ti volevo fare una domanda circa la tua esperienza sanremese come direzione d'orchestra. Allora, io ricordo di quell'edizione con Baglioni, e te lo dissi anche, uno splendido medley che tu organizzasti con Favino, che cantava, una cosa di una complicazione micidiale dal punto di vista dell'esecuzione, sia vostra dal punto di vista proprio della scrittura, degli arrangiamenti, sia di quel poveraccio di Favino che... Allora io vederlo in prima serata, una cosa del genere che era quasi zappiana come concetto, mi sembrò veramente bellissima. Mi dici come è nata quell'idea lì? Allora, guarda, io ovviamente ti dico che sono amico di Pierfrancesco, nel senso che ci conosciamo dai tempi del famoso locale di Vicolo del Fico, sì, di Roma. Sì. Perché, insomma, io quando dalla Sicilia, lo dico sempre con ironia, arrivai in Italia, quello fu il posto che frequentai maggiormente. E Pierfrancesco, che come è noto a tutti, adesso dopo quelle esibizioni e quelle trasmissioni e quel Sanremo ancora di più, è veramente uno degli artisti più completi del panorama italiano. Cioè Pierfrancesco è uno che, vabbè, recitazione sappiamo chi è, sì, ma canta, balla, c'ha un orecchio incredibile, Marco, veramente incredibile. L'ho visto, l'ho sentito. Esatto. E suona anche, suona un po' la chitarra, suona un po' il pianoforte, suona il sax, ma è veramente una quasi imbarazzante, ma anche per noi che siamo del mestiere, diciamo. Nacque l'esigenza di fare qualcosa che potesse in qualche modo mettere in evidenza delle sue caratteristiche. Mi viene quest'idea e dico, perché non facciamo un medley di canzoni sanremesi che accacchiamo l'una con l'altra? Si doveva anche trovare un pretesto. Il pretesto fu che l'ultima parola della canzone era la prima della canzone successiva.
Allora mi dissero, ah, ma questa cosa però è stata fatta, ed è vero, cioè quanti medley nel repertorio della musica italiana sono stati fatti? E ho detto, sì, ma io non intendo in quel modo, cioè le canzoni devono durare molto poco. Non dissi quanto poco, però dovranno durare veramente poco. Tu considera, Marco, che se te lo vai a rivedere, soprattutto all'inizio, ci sono canzoni che durano mezza battuta, cioè sì, due quarti. Sì. Cioè, guarda, è proprio una roba veramente, come hai detto tu, zappiana. L'ho risentito ieri a mente fredda e ho capito che eravate dei dementi assoluti, perché assoluti. Anche mezza battuta, è vero. Assoluti. La domanda che ti faccio è, però, tornando quanto ci avete messo di tempo a montarlo con l'orchestra? In tutti i ritagli di tempo mi rubavo qualche secondo per provarlo, e sia io che Pierfrancesco spesso stavamo pronti che tra una prova e l'altra entravamo con sta roba folle. Questi ci avevano 80-90 pezzi da studiarsi, e in più arrivavo io. Per fortuna, tu mi conosci, io sono, insomma, prendo le cose con la giusta leggerezza, tra virgolette, per quanto poi cerco di arrivare al dunque, e quindi un po' per affetto, un po' per simpatia, mi davano retta i musicisti, tutta l'orchestra, devo dire che è stata meravigliosa. Il risultato fu bellissimo, io mi ricordo la gente che si alzò in piedi alla fine di quella cosa, cioè, e per noi era un mistero, cioè non sapevamo se sarebbe piaciuta, ci avrebbero preso per pazzi, non sapevamo che cosa, e invece arrivò il giusto messaggio, cioè il divertimento di una cosa folle, ecco. E quindi tu hai detto zappa, ecco, quello ha insegnato tante cose a tutti, devo dire. Come divertirsi con la musica lui lo sapeva bene, e poi con grande impegno. Senti, io ti sentirei, non lo so, un'altra mezz'ora, ma qui, ecco, tu come ti sei avvicinato alla musica e quali sono stati i tuoi esordi, proprio i tuoi esordi da ragazzo? Allora, Marco, io mi sono avvicinato alla musica per colpa, mi viene da dire, dei cantautori italiani. Ecco. Diciamo che nella mia famiglia non era contemplato lo studio della musica, nel senso che avrebbero voluto per me altro. Quindi tutto quello che ho fatto, compreso lo studio, compreso il conservatorio, eccetera, è arrivato dopo. Quindi tu considera che io ho iniziato a suonare la chitarra per diletto insieme agli amici. Mi ricordo, nel periodo estivo stavamo a Selinunte su una scalinata, quelli più grandi suonavano e a me piaceva la cosa, e quindi a poco ho imparato a suonare delle cose. Dopodiché ho iniziato a fare il percorso tipico che si poteva fare dalle mie parti in quel periodo storico in cui io vivevo, quindi diciamo metà anni 70, inizio anni 80, che era l'età in cui avevo 15-16 anni, insomma. E ho iniziato a fare i matrimoni, suonavo ai matrimoni, suonavo alle feste di studenti, facevo qualsiasi piano bar, tutte queste cose. La gavetta quella vera, proprio, quindi. La gavetta quella verissima, che ti dico, guarda, che forse è la parte più istruttiva di quello che poi alla fine ho fatto, perché, per carità, conservatorio, lo studio, i vari seminari, la Berkeley, tutte queste cose sono state molto utili, perché ovviamente mi hanno fatto capire di che cosa era composta la musica, ma l'interfacciamento con l'utente, diciamo così, ecco, credo che scuola migliore di quella non ce ne sia. Un matrimonio ti può insegnare tante cose, è veramente una roba di un divertente che non puoi capire. Arrivava la gente, ti chiedeva le cose in maniera estemporanea, e tu ovviamente non le sapevi, perché non capivi manco il titolo spesso, perché molta gente te li diceva in dialetto, quindi non sapevi neanche di che si parlava, però tu andavi, cioè, con la faccia, come si suol dire, di bronzo, ti avviavi verso questa esibizione orribile di qualcosa che non sapevi manco che cosa fosse. Quindi da lì ho imparato, era molto jazz come situazione. C'è molta improvvisazione, cioè. Esatto, e quindi da lì ho imparato veramente tanto. Poi ovviamente non... tu mi conosci, perché abbiamo avuto la fortuna e il piacere, io ho avuto la fortuna e il piacere di collaborare con te per alcune cose,
io essendo un po' pignoletto nella vita, poi alla fine non mi bastava mettere le mani e non sapere di che cosa si parlasse, quindi ho iniziato a studiare. All'inizio pensa di nascosto. Addirittura. Sì, all'inizio di nascosto, perché mio padre proprio non voleva. Poi mi ha aiutato nel tempo, però all'inizio mia madre mi supportava, mio padre non voleva. Quindi un musicista di nascosto è stato... All'inizio un musicista, sì, esattamente, come senti, si può dire. Senti, mi dicevi della canzone d'autore, ma che altro ascoltavi? Io ascoltavo, diciamo, i Deep Purple, i Pink Floyd, le Zeppelin, insomma, quello che dalle mie parti arrivava. Ah, ecco, c'è da dire, perché questo non l'abbiamo detto, che tu nasci come chitarrista, no? Nasco come chitarrista e diciamo poi strimpello tutti gli strumenti a corda, perché ho un'affinità con quel tipo di strumento. Poi a livello di conoscenza ho studiato contrabbasso, in realtà ho studiato al conservatorio e ho studiato anche un po' di violino. Da qualche anno mi ero messo a studiare il corno. Il corno, perché? Perché guarda, è uno strumento, Marco, che dal punto di vista sonoro secondo me è stupendo. Come diceva qualcuno più importante di me, l'anima dell'orchestra. Io peraltro adoro il flicorno. Il flicorno mi piace tantissimo, rotondo, morbido. Sì, senti, allora... E poi ti dicevo, perdonami, e chiudiamo il capitolo... Dopodiché mi sono avvicinato a tutta la scena fusion e jazz e jazz rock, come si chiamava dalle nostre parti, quindi da Billy Cobham in su, ecco, quindi Patitucci, nel mio periodo Chick Corea, eccetera, eccetera. E devo dire che è stato un periodo molto intenso. E poi diciamo che ho chiuso il cerchio di quel tipo di roba con Pat Metheny, un compositore bravissimo, veramente geniale. È un chitarrista veramente che sa il fatto suo. Allora, quindi, venendo quindi a noi, per questa mi dai il là per la domanda successiva. Allora, tu parti dai matrimoni, poi studi al conservatorio, al Berkeley, canzone d'autore, poi rock, poi jazz rock, fusion, fino ad arrivare appunto a Metheny e via dicendo. Mi hai fatto il nome di Cobham, che a me è carissimo, perché io ci ho lavorato con Cobham, quindi proprio lo giudico un monumento del batterismo mondiale. Ecco, tutto questo tuo, come posso dire, sapere o sperimentarti, no? Da dove deriva questa tua capacità? Allora, intanto devo dire che la cosa fondamentale è l'entusiasmo e il piacere di fare le cose, quindi parte tutto da lì, fondamentalmente. Poi io di mia natura sono stacanovista e molto secchione anche, perché io non sono specializzato in niente, lo dico sempre, lo dico quasi con orgoglio, cioè... C'ho colleghi che fanno i jazzisti che ovviamente sono molto meglio di me, colleghi che suonano la musica classica sono molto meglio di me, però diciamo che io ho questa formazione a 360 gradi, diciamo che non mi viene complicato aggirarmi nelle varie robe stilistiche. Io nasco come chitarrista, nasco, come ti dicevo, facendo i matrimoni eccetera, poi ho avuto la fortuna di stare sul palco con artisti molto validi, molto del panorama italiano. Cito su tutti Daniele Silvestri, che è la persona con la quale ho lavorato per più tempo nella mia carriera da chitarrista, diciamo così. Quindi, però ho lavorato sul disco di Gazzè, ho suonato con Niccolò Fabbi, ho suonato con Sergio Cammariere, con i Tiro Mancino, e poi ho lavorato all'interno delle orchestre, quindi ho suonato per esempio al compleanno di Radio Italia, e quindi ho avuto l'opportunità di stare sul palco veramente con tutto il gota della musica italiana, da Renato Zero a Bocelli, eccetera. Non abbiamo suonato con lui, ma ho avuto il piacere di conoscerlo faccia a faccia con Edoardo Bennato, per esempio, che è la persona per colpa della quale io ho comprato la prima chitarra, quindi non so, ho cercato anche di dirglielo, diciamo non gliene è fregato moltissimo, devo essere onesto, però ripeto, anche lì, per dirti che il fatto di essere tra virgolette multitasking è solo merito del fatto che la mia
passione tuttora è talmente forte che trovo il modo. Adesso concentriamoci sulla tua, appunto, attività, diciamo, di compositore per cinema e serie televisive. Ho un po', come posso dire, guardando su IMDb tutto quello che hai fatto, poi ho visto che su quasi la metà di quello che hai fatto ho lavorato con te, quindi proprio quindi mi trovo proprio a mio agio nel parlarne. Ma io vedo i primi esordi sono con una serie televisiva del 2000, Questa casa non è un albergo, con per la Lux Vide. Far sì. Ridere il fatto che io non avevo idea neanche di chi fossero, cioè no, nel senso che io, no, ma sapevo che cosa fosse Lux, eccetera, però io arrivai a quella cosa lì per un caso, cioè come tutto nella vita. Mi chiama appunto Luca Bernabei e mi dice: stiamo organizzando una fiction con argomento musicale e vorremmo utilizzare vari musicisti di vari artisti italiani. Insomma, questo per dirti. E poi facemmo queste varie riunioni finché alla fine rimasi io per chiudere il cerchio, ma sempre non perché ero il più bravo, perché ci tengo a sottolineare questa cosa, ma perché ero l'unico che lavorava. Cioè, nel senso che loro chiesero dei provini e io, come sempre faccio, tu mi chiedi una cosa e la faccio. Quindi la professionalità è un po' essere un po' secchione, via. Sì, anche il desiderio di farle le cose, ecco, il piacere, chiaro, di farle, chiaro, perché poi alla fine la cosa bella è: se tu mi chiami a suonare con te, io posso essere bravo quanto vuoi, ma se non ho voglia di farla quella cosa, certo, c'è poco da fare, ecco. Però non conoscevo questo film, Questa notte è ancora nostra, del 2008, che è con Vaporidis e Massimiliano Bruno. Qui, in sostanza, qui concentrati su questo film c'è Massimiliano Bruno, con cui hai fatto praticamente insieme a Paolo Genovese il 50% della tua filmografia. Questo rapporto con Paolo Genovese e Massimiliano Bruno è partito da quel film lì, da Questa notte è ancora nostra? Allora, con Massimiliano, anche con lui ci conosciamo come con Pier Francesco, come con Picchio, da tempi del locale, quindi nasce da prima. Non avevo mai avuto l'opportunità di lavorare con loro. Con Paolo Genovese e Luca non ci conoscevamo, loro in realtà chiamarono Daniele Silvestri. Anche lì successero, come sempre, durante la lavorazione delle cose, dei piccoli intoppi, eccetera. Insomma, alla fine della faccenda, chiesero a me, prima di rivolgersi ad altre persone, se mi andava di scrivere io le musiche del film. Ma mi diedero 3 giorni, però. E da lì nacque tutto. E poi Paolo mi richiamò a distanza di anni. Mi richiamò, tra l'altro, in un periodo molto particolare della mia vita, e fu la persona alla fine che forse per il quale non ho abbandonato questo lavoro, perché a un certo punto erano successe 2 o 3 cose nella mia tra virgolette carriera che mi stavano portando a pensare che forse se mi fossi aperto una macelleria avrei sofferto di meno. Quindi, perché sai che questo lavoro è un po' particolare. Invece devo dire che la telefonata di Paolo mi riaprì l'entusiasmo, tra l'altro con un film che conosci molto bene. Porca miseria, stiamo parlando immagino di Tutta colpa di Freud, no? Esatto. Tu hai fatto Tutta colpa di Freud nel 2014, nel 2015 Sei mia stata sulla luna, nel 2016 un filmetto così chiamato Perfetti sconosciuti, esatto. Poi nel 2017 The Place e infine adesso, ancora non è uscito, Supereroi. Stiamo lavorando su un altro film. Ecco, magari ce ne parlerai se vuoi. Ecco, quindi diciamo che è stata una cavalcata quella con Paolo Genovese, insomma, importante per te, no? Direi. Fondamentale anche per la qualità che Paolo rappresenta. Quindi, e questo, non so se posso usare questo termine francese, ma questo nella vita un po' botte di fortuna, ecco. Di fortuna, volevo dire un'altra cosa, ma è stato chiaro, perché lavorare con una persona di quel calibro, insomma, sicuramente ti facilita la vita,
cioè è complicato, perché è una persona esigente, perché è una persona che ha le idee molto chiare, però ad avercene, cioè, come si suol dire. Qual è, pensi, sia la ragione di questo sodalizio dal punto di vista artistico, professionale, umano, non lo so? Io immagino che questo sodalizio sia dettato dal fatto che io, a secondo le sue esigenze, probabilmente quello che lui mi chiede io riesco a farlo, e Paolo è uno che è molto pratico, non è, quindi se Paolo mi dà un'indicazione e io gliela porto a buon fine, va bene. È raro che io porto qualcosa a Paolo che a lui non piaccia, perché ormai lo conosco, ed è un lavoro un po' diverso, per esempio, da come lavoriamo con Massimiliano. Ricordo un po' anche in questo caso la tua filmografia con Massimiliano Bruno, che parte da Confusi e Felici del 2014, poi Gli Ultimi Saranno Gli Ultimi del 2015, Beata Ignoranza del 2017 e infine Non Ci Resta Che Il Crimine del 2019. Il Ritorno al Crimine del 2020, che esce adesso. Ah, ecco, quindi questa è la notizia. Quindi, allora, Massimiliano è un vulcano. Massimiliano è veramente una persona con la quale lavorare è molto divertente. Molto divertente, perché a parte la simpatia pazzesca, ma ha veramente il capoccione, come si suol dire. Cioè, nel senso, è uno che è molto smart, molto veloce, molto ironico. Quindi, e ha anche una notevole conoscenza musicale, cioè, nel senso, è uno che ascolta tanta musica, ha ascoltato anche lui tanta musica rock, quindi ci piacevano le stesse cose, ascoltavamo la stessa musica, ed è divertentissimo. Poi abbiamo anche un rapporto di affetto legato al fatto che più o meno siamo cresciuti assieme in quel locale lì. E devo dire che in linea di massima sia Paolo che Massimo, ma così come Simone Spada, insomma, è gente tutta veramente molto concreta, che sa bene dove vuole andare a parare, quindi seguirli non fa un soldo di danno, come si suol dire. Quindi lavorare con Massimiliano è divertentissimo, perché negli anni Massimiliano, allora, per esempio, Ritorno al Crimine è un film che a me è arrivato nudo, spoglio, senza niente, neanche una nota c'era, sai, a volte si mettono le reference, le note in sceneggiatura, sì, esatto. Niente. Tra l'altro, in un periodo in cui era agosto, loro andavano in vacanza, a me arrivava il film, quindi dovevo lavorare. E in 10 giorni scrissi la colonna sonora, che, se hai visto il film, è tutta un po' un poliziottesco, come li chiama lui, no? Quindi questo funky all'italiana, quella roba. Certo, quel mondo lì, quel mondo lì, anni 70. Esatto. Poi con le influenze nostre, perché poi all'interno c'erano anche i Rage Against the Machine in qualche scena, per dire, no? Però è tutta roba che noi abbiamo preso dalla nostra tradizione italiana, con grossa venerazione, peraltro. E quindi io poi dopo 10 giorni gli feci vedere il film intero, e praticamente avevo anche beccato i punti musica così come a lui potevano piacere, più o meno. Poi alcune cose, come sempre capita, guarda, questo da qua lo mettiamo qua, questo da qua lo sposti, questo lo facciamo così, però fondamentalmente la colonna era scritta. Quindi devo dire, anche con Massimiliano il rapporto è veramente veramente piacevole, cioè, nel senso, poi non so, tu, immagino che tu lo conosca Massimiliano. Guarda, io non ci ho mai lavorato, ci ho solo scambiato delle parole, 4 chiacchiere quando ci siamo visti in varie situazioni, e ho avuto questa netta sensazione anch'io di una persona proprio un vulcano, vulcanica, con un senso dell'umorismo bellissimo, però purtroppo non mi è mai capitato. Vabbè, prima o poi magari ci capiterà di lavorarci insieme, chi lo sa. Ma volentieri, guarda. Senti, a proposito di divertenti e di personaggi divertenti, invece, oltre a Paolo Genovese e Massimiliano Bruno, e Simone Spada, che di cui hai parlato, e invece lì ho avuto la fortuna di lavorare con te, esatto, su Domani un altro insieme, giorno, bellissimo film, duro ma bellissimo. Ma io poi ne ho fatti c'è due con Simone, ho fatto anche Hotel Gagarin. Hotel Gagarin, sì, sì, nel 2018, leggo. Ma primo, quello che ti volevo arrivare a parlare è invece di un regista, una persona a cui io sono affezionatissimo di più, a proposito di che è Rolando Ravello, con cui tu hai, con cui, non lo so, non mi sono mai tanto divertito quando
quando lavoro con lui, perché è veramente un simpatico mattacchione, diciamo così. Tu ci hai fatto Immaturi, la serie del 2017, La prima pietra, e se non sbaglio un film in via d'uscita, quindi anche sì, per lui il tuo bene. Per, esatto, il tuo bene, si intitola. Per il tuo bene, dimmi due parole anche di Rolando. Allora, Rolando, anche lui nasce, l'amicizia nasce sempre ai tempi del locale. Pure sempre. Lui, ma tutti lì stavate. E stavamo allora, quello era un posto frequentato da, a parte me, che diciamo sono l'ultima ruota del carro, ma c'erano Rolando, c'era Massimiliano Bruno, c'era Pierfrancesco Favino, c'era Marco Giallini, Valerio Mastandrea, poi tra i musicisti Daniele Silvestri, Niccolò Fabbi, Sergio Cammariere, Max Gazzè, Simone Cristicchi, e potrei continuare, guarda, veramente una roba... Questo lo dico per gli ascoltatori, quanto è importante poi l'esperienza diretta, i locali dove si incontrano gli artisti, che poi lì per lì magari i risultati non ci sono, ma 10 anni dopo scopri che tutto quel mondo lì veniva dall'attività di quel locale. Quindi mi auguro che ce ne sia qualcuno anche adesso. E c'era, ritornando, anche Rolando Ravello lì. E c'era anche il Rolando. Allora, Rolando è una persona esilarante, nel senso, in tutti i sensi. Intanto è una persona serena, cioè nel senso, lui non è sereno di suo, però è sereno nel lavoro, sì, è sereno anche nel lavoro, dai. Quindi poi, insomma, ripeto, artisticamente le sue cose parlano da sole, insomma, è uno bravissimo, è un attore bravissimo, per quanto lui... È vero, c'ha anche un passato di attore notevole. Ma lui ha lavorato con nomi importanti, ha lavorato con Sordi. Con Scola, ha lavorato con Alberto Sordi. Cioè, Rolando... È uno tosto. E al di là di questo suo fare guascone, ha una cultura pazzesca. Questo è. Però non la sciala così. Come posso dire? No, al momento opportuno tira fuori quello che serve. Esatto. Lui è uno che non ostenta nulla. Anzi, come ti dicevo all'inizio, sono stato fortunato, perché poi, ripeto, mi poteva capitare altro. Magari mi sarei divertito uguale, magari avrei fatto dei film, però fondamentalmente ho avuto la fortuna di trovare e di lavorare con gente con i quali ci sono delle affinità. Sì, tu dirai, sì, non è casuale, probabilmente non è casuale, però ci vuole pure fortuna che questo avvenga. Cioè, io alla fine lavoro con Paolo, con Massimiliano, con Simone, con Rolando, con Panariello, ho lavorato con Siani per una roba televisiva, perché poi tra l'altro lui film fa con Umberto Scipioni, che peraltro è bravissimo. Sì. Comunque Maurizio continua a come posso dire, a considerarsi quasi con estrema umiltà. Io che ci ho lavorato dico che Maurizio, attenzione, cioè, perché tu i tuoi numeri ce l'hai, e come, cioè, non è che è solo qui questione di no, io ti ringrazio, sei molto gentile. No, ma è vero, anche perché se non c'è quello, se poi non ci stanno i numeri, la fortuna poi ha voglia, ma non sai come sfruttarla. Senti, io ti vorrei chiedere, un po' per chiudere, un paio di domande per quello che puoi rispondere circa, certo, questi film che stanno per uscire, cioè vedo Ritorno al crimine e Supereroi. Ecco, quello che ci puoi dire di questi due film? Allora, Ritorno al crimine è il sequel di Non ci resta che il crimine, gli stessi personaggi scapestrati. Lì, da grande fan che è Massimiliano di Ritorno al futuro, chiaramente ci sono, c'è, come tutti noi della nostra generazione, ci sono dei riferimenti a quella cosa. E però i nostri sono sempre i meravigliosi Edoardo, Leo, Marco Giallini, Gianmarco Tognazzi, Alessandro Gassman, c'è Massimiliano Bruno, c'è Loretta Goggi, cioè, il film è molto bello, secondo me molto divertente, fatto bene, e poi Max veramente cresce di minuto in minuto anche nella gestione, perché sai, i film di genere non sono facili, cioè nel senso, sono, tra virgolette, hanno delle cose più semplici. Per esempio, la musica è più facile fare la musica per un poliziesco. È facilissimo, facilissimo. Poi, per carità, devi fare della musica che ha un senso, però
dal punto di vista mentale fai prima a entrarci dentro che magari in una commedia o in un film, magari a volte, cioè il film drammatico e ci entri. Io voglio dire, cioè, il tuo lavoro lo conosci bene. Assolutamente. È più facile se sai che è una commedia amorosa, tenera, sai come fare. E quando devi saltare di palo in frasca, che diventa dura, lì diventa complicato miscelare tutto. Esatto, lì diventa complicato. Invece, per quanto riguarda supereroi è un'altra delle trovate di Paolo, cioè nel senso è anche quello un film complicato. Io non posso e non voglio anticipare nulla, però non è un film complicato da parte dell'utente, è un film che anche quello va avanti e indietro nel tempo, ma non come Ritorno al futuro, cioè è una storia di una coppia e quindi è particolare. All'inizio ti sembra quasi che sia un film comune, quasi, però in realtà non è così. E poi ci sono degli attori bravissimi, c'è Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, insomma, come sempre Paolo c'ha degli attori molto, molto capaci. Insomma, ho visto, ecco, dal punto di vista sia del cast artistico, anche del cast tecnico, mi sembra che anche in questo caso c'è Consuelo Catucci, no? Consuelo è sempre il collante veramente di tutto, devo dire. Ok. Allora, se io ti chiedo a bruciapelo, dimmi la tua movie song del cuore, cioè una canzone legata al cinema, che non hai scritto te, che fa parte del cinema, che a te ti è proprio rimasta dentro. Ma lo sai, forse così la dico in maniera molto semplice, ma io credo Moon River, probabilmente. Il classicone proprio. Anche... Sì, il classicone, perché alla fine, sai, l'altra domanda poteva essere cosa ti piacerebbe scrivere. Ecco, a me piacerebbe scrivere un classicone e non è per niente facile, come sai. Moon River, dentro c'è tutto, dentro c'è veramente tutto, c'è la gentilezza della musica, c'è la capacità compositiva, c'è una melodia che comunque la fai, la puoi fare con un piffero, come si suol dire, puoi fare con la chitarra, è sempre di una potenza che non... Senti Maurizio, io ti ringrazio per questa, perché con te proprio uno poteva andare avanti in ora e mezza, ma perché è ricca la tua vita artistica, sappi che è ricca. Cioè, sei sempre molto gentile. Ma lo sono proprio, ripeto sinceramente, quindi io ti auguro il meglio, tanto ci si ripete prestissimo. Noi ci vediamo prestissimo, tra l'altro. Abbiamo una battaglia da fare insieme, peraltro. Esatto, non ne parliamo di quello, se no sembra che... Allora, grazie Maurizio, un bacio, grazie a te, e a prestissimo. Ciao, a prestissimo. Grazie tante. Ciao.